Aumentano i casi di positivi al Covid nelle ASL Toscana Sud-Est. Nei primi 13 giorni d'agosto si sono registrati 75 nuovi casi, di questi 40 ad Arezzo, 18 a Siena e 17 a Grosseto. Per quello che riguarda gli italiani, 54, quasi 3 su 4 sono in rientro dall'estero, soprattutto da Grecia e Croazia, ed hanno avuto 170 contatti. La quota residua, e cioè 21 casi, il 39%, hanno invece segnalato 88 contatti. Per i 21 stranieri, anch'essi sono in maggioranza provenienti dall'estero. La ASL Toscana Sud-Est raccomanda le 3T per fronteggiare la ripresa del Covid: tampone, tracciamento e trattamento. Abbiamo registrato nelle ultime due settimane un incremento del numero di casi di persone affette dal Covid-19. Si tratta per gran parte o di cittadini stranieri che lavorano in Italia o di italiani che sono andati all'estero per trascorrere un breve periodo di vacanza. Si tratta di soggetti di età matura giovane, ovvero anche di ragazzi che hanno appunto terminato la maturità e sono andati in vacanza all'estero. Soggetti per gran parte asintomatici o pauci sintomatici. L'azienda Toscana Sud-Est ha aumentato la capacità di tracciamento dei contatti per garantire la massima azione nel prevenire la diffusione del contagio tra queste persone e propri familiari. A rischio sono infatti i soggetti anziani, che potrebbero prendere il virus attraverso il contatto con i propri nipoti, per esempio, che sono ritornati dall'estero. Il consiglio è uno e uno solo: divertirsi con la testa. Quindi utilizzare anche in vacanza le norme elementari di sicurezza che utilizziamo in Italia. Mascherina per prevenire la diffusione, utilizzo del gel disinfettante alle mani, mantenere il più possibile la distanza di sicurezza.